studenti, tutti i tifosi giallorossi, bene, oggi si è consumato l'ultimo atto di una sceneggiata che ormai va avanti dal mese di agosto, dove l'unico protagonista di tutto è sempre il nostro presidente Salvatore Pizzarro. Oggi, rispondendo all'invito dell'esecutivo al comune di Marcianise, è andato per ribadire ancora una volta la sua volontà di lasciare il calcio, cosa che già sapevamo. Dopo la sua richiesta, a nostro avviso era una richiesta di aiuto, di una mano da parte delle istituzioni, alla fine della partita con il Pescara, come avete potuto ben vedere sul nostro portale, abbiamo messo una clip interna che durava quasi 8 minuti, aveva attaccato il comune, aveva attaccato la provincia e poi alla fine sembrava quasi una richiesta di aiuto. Oggi è andato al comune, non ha fatto altro che ribadire la volontà di lasciare il calcio. Oltre a questo è stato accompagnato, pare, da organi federali, i quali hanno messo anche dei veti su quello che è il nostro stadio protetto. In poche parole, oltre al danno, anche la beffa, vale a dire, se si riuscirà a trovare qualcuno che prenderà la squadra, l'anno prossimo a Proveto non si potrà giocare in nessun modo. Quindi, nell'attesa che venga costruito il nuovo stadio, bisogna trovare un altro impianto sportivo per poter partecipare al campionato di C1, se riusciamo a fare l'iscrizione, in quanto ancora una volta il presidente sembra aver preso in giro tutti quanti. Domenico, sei d'accordo su questo che detto? Sono d'accordo fino a un certo punto, perché poi alla fine io non ci credo il fatto che l'anno prossimo a Proveto non si possa giocare, perché io credo che innanzitutto le regole non si possono stravolgere da un giorno all'altro, e seppur vero che la Lega sta decidendo di adottare maggiore severità sia per quanto riguarda l'iscrizione, per quanto riguarda gli stadi, i tifosi, tutto ciò che riguarda la burocrazia, io credo che non si può svegliare una mattina e cambiare le regole per il giorno dopo, perché altrimenti io credo che nessuna squadra possa giocare l'anno prossimo in prima divisione. Certamente il Marcianise probabilmente è quella che ha meno parametri per iscriversi in prima divisione sicuramente rispetto alle altre, però io credo che alla fine poi per tutti sarebbe un problema l'anno prossimo iscriversi in campionato. Io credo che se le norme saranno cambiate, saranno cambiate con una scadenza minimo di un tempo che sarà dato a tutte le società per regolarizzarsi e quindi mettersi in norma, e quindi osservare tutti i parametri richiesti. Io quindi credo che questo allarmismo vada visto nel tempo e non nell'immediato, tant'è che ne parlavo anche con l'assessore Cometta prima, insomma credo che questo vada visto più nel futuro che nell'immediato, anche se va valutata questa cosa, e quindi lo stadio deve essere assolutamente attuato, perché quindi insomma questi problemi sono attuali. Per ciò che riguarda tutto il resto, insomma, per quanto riguarda la squadra, il presidente non ha fatto altro che ribadire la sua volontà. Io non ci ho mai creduto che ritornava sui suoi passi, perché lo avevo deciso già da parecchio, ha mantenuto fede a tutte le sue parole. Certo è che, come hai detto tu, domenica non sembrava un addio vero e proprio, sembrava una richiesta d'aiuto più che altro, però probabilmente andava soltanto interpretato come un libero sfogo, probabilmente a questi 6 anni in cui probabilmente non ha ottenuto tutto ciò che voleva, come lo stadio o qualche altro problemuccio, ed è stato un libero sfogo soltanto a fine partita, ma non una richiesta come invece aveva fatto intendere, diciamo. Raffaele, ti aspettavi questo exploit del presidente oggi? Ma assolutamente no, anche perché, come voi avete giustamente detto prima, lui domenica, nell'ultima giornata che andava con Pescara, aveva bacchettato un po' tutte le istituzioni, partendo dal comune, arrivando fino alla provincia, e poi è stato 2 settimane in deterro, quindi in completo silenzio, a far chiacchierare un po' con tutti quanti, sia i tifosi che le istituzioni, su un probabile passetto indietro che potesse far deducire questo strappo che c'era stato da inizio campionato. Quindi mi riallaccio un po' a quello che hai detto prima, quando hai detto che è da lisciare l'ultima pagliacciata. Lui ha fatto un'ottima regia con come doveva muoversi, perché stare 2 settimane senza dire nulla e poi andare a un incontro con un entourage abbastanza corposo dalle istituzioni nostre cittadine ha scherzato tutti, ma proprio tutti, perché sembrava che la sua rivista, cioè il suo sfogo, fosse una rivista e non sfogo per se stessa. Bene, quindi accantoniamo, allora dimentichiamoci del Pizzarro, lo ringraziamo per quello che ha fatto in questi 6 anni, però adesso è arrivato il momento che
ricordiamo qualcosa, presidente. Voglio soltanto sottolineare il fatto che lui, nell' incontro, ha ribadito che ha dato una sorta di ultimatum, no? Al comune. Sì, dicendo mi do il titolo gratuito, però vuole sapere. Parte il titolo gratuito, poi entro fine mese vuole sapere se c'è qualche imprenditore disposto a rilevare la società, altrimenti dovrà mettere in liquidazione i calciatori che erano al mercato, insomma. Quindi a più presto inviteremo nei nostri studi l'assessore Trombetta, perché adesso è arrivato veramente il punto cruciale per sapere, per vedere il comune come si muoverà, l'esecutivo come si muoverà per trovare quindi una nuova proprietà all'indomani di queste nuove dichiarazioni del nostro presidente, che salutiamo, facciamo tanti auguri, le nostre stanze sono divise e sono stati anni bellissimi, adesso però voltiamo pagina e io penso che nel momento in cui si troverà anche un'altra proprietà, Domenico, forse ci dimenticheremo anche presto di Bizzarri. Voglio fare una precisazione, addirittura sembra che i giorni data all'amministrazione siano 10 per la precisione, quindi ci sono 10 giorni di tempo per capire il futuro dei colori giallo-verdi. In questi 10 giorni bisogna trovare il successore del presidente Pizzarro, bisogna ovviamente metterlo in contatto con lo stesso presidente Pizzarro e quindi dare quelle garanzie che lui ha richiesto per i calciatori in quanto ancora sotto contratto, altrimenti poi questi dovranno essere svincolati e quindi potranno accasarsi dove vorranno. Ne parlavo prima con l'assessore Trombetta, dice comunque questi sono 10 giorni in cui bisognerà lavorare sodo e probabilmente riaprire quei contatti che già erano stati avviati in precedenza, forse poi un pochettino raffreddati anche perché si sperava sì, in una soluzione diversa. Dunque, Raffaele, sembra che aver preso corpo tutte le perplessità e le dichiarazioni dei tifosi che ci facevano sul sito, vale a dire questa era la squadra del presidente, nata col presidente, però che molto probabilmente dovrà morire con lui. Hai perfettamente ragione, io mi domando in questo incontro cosa ci facesse questo rappresentante della Lega che d'accordo dai consigli sul governo che non è agibile, però insomma un incontro tra istituzione e proprietà della Marcellese e penso che sia fuori luogo che un esponente della Lega Pro insomma abbia questo onore di partecipare all'incontro che c'è stato in comune. Sì, i tifosi stanno dicendo già da un bel po' che Bizzarro ha questo modo di vedere le cose, insomma Real Marcellese è nato con lui e dovrà morire, tra virgolette, se tende lunga vita a tutti quanti, dovrà morire con lui nel momento in cui ha deciso di lasciarlo. Insomma. Però morte o non morte, adesso i punti fermi sono questi qua. La chiarezza che è presidente va via, quindi non ci sono, non c'è verso lui non tornare il presidente va via. A questo punto è anche l'esecutivo che non potrà più burlarsi sul fatto che il presidente del tira in moto, quindi dovrà dare delle risposte certe in 10 giorni, come dice Lorenzo. Noi a più presto cercheremo di avere i nostri studi l'assessore Trombetta, magari se possibile anche il sindaco Tartaglione, per vedere come veramente queste sono le cose, per stringere, per dare un futuro a quello che è il reato. Ci possiamo salutare così, Raffaele, tu hai sempre detto che dobbiamo essere in fila di avere una squadra in C1, io lo ribadisco, lo ribadisce sicuramente anche da me, dobbiamo essere in fila. Io ho una sola cosa, questa personale, mi ha detto Presidente, io sono stato sempre dalla sua parte, anche magari quando qualcuno mi ha accusato di essere troppo di parte, oggi però purtroppo prendo le distanze, oggi per come sono andate le cose, per come sono state gestite le cose, non sono dalla sua parte, perché secondo me da stratega e da uomo diabolico che è, oggi ha commesso un piccolo errore. Agli amici tifosi giallo-verdi diamo appuntamento per a più presto, magari la prossima settimana, per avere un incontro con l'esecutivo. Intanto un ringraziamento a Domenico e a Raffaele. Un saluto a tutti.